Research and Development Director in Dada, lavoro in Dada da ormai 15 anni, quindi sono qui per raccontarvi oggi una storia, la storia di Dada che ha adottato l'Agile, che sta facendo questa transizione verso Agile. Quindi, come essendo una storia, non ho la presunzione oggi di raccontarvi come deve essere fatta una transizione in un'azienda o come deve essere gestita e seguita. Vi racconto semplicemente una storia con i successi e gli insuccessi, cercando di darvi anche spunti utili qualora vogliate intraprendere lo stesso percorso. C'era una volta una startup, un po' simile a quella di Andrea, che nacque nel 95, che è stata first mover in vari mercati, è nata a Firenze, first mover nei mercati della connettività, dei VAS, dei domini, dell'hosting, che ha acquisito poi varie società, tra cui Register It, che è stato il primo ICANN accredited registrar italiano nel mondo dei domini. Oggi Dada, chiaramente crescita da startup, oggi Dada è un gruppo di aziende con un fatturato di circa 80 milioni di euro, con più di 500.000 clienti, 1.800.000 domini e 400 dipendenti. Questa crescita però che cosa, come è avvenuta? Non soltanto in maniera organica, è avvenuta anche grazie ad acquisizioni. Dada è nata a Firenze, ha acquisito aziende in Italia, si è consolidato sul mercato italiano e poi dal 2006 ha cominciato una crescita anche per acquisizioni di player negli altri mercati europei. Possiamo dire che oggi Dada è presente in tutti i mercati dell'industria di domini, hosting e advertising, è uno dei primi 5 player europei e serve 8 country distinte attraverso 7 brand locali. Siamo presenti in Spagna, siamo market leader in Portogallo, in Irlanda, siamo presenti con il terzo player inglese, siamo in Francia con Amen. Siamo anche in Olanda e quindi abbiamo, diciamo, escluso il mercato tedesco, siamo praticamente in tutta Europa. Ma cosa è successo dietro la crescita dal punto di vista del software? Questo evento si chiama Better Software e cosa è successo al software in Dada? Come abbiamo sviluppato le nostre applicazioni? Siamo partiti in modello startup, creiamo il codice, scriviamo e la crescita della codebase era abbastanza, sì, diciamo, una grande crescita, però non ingente. La vera crescita è cominciata a avvenire quando il mercato comunque è cresciuto, quando si è reso necessario, non so, semplicemente registrare domini, da registrare soltanto i.it a doverti agganciare a 180 diversi authority per la registrazione dei nomi a dominio, significa scrivere tanto codice. Ma quando poi abbiamo fatto le acquisizioni, quei picchi sono proprio i picchi derivati dalle acquisizioni. Acquisire un altro player in un altro mercato significa portarsi in casa una legacy code enorme, praticamente piattaforme che fanno le stesse cose della tua piattaforma, soltanto che poi le devi integrare e devi gestirle. I team che come si sono evoluti? Oggi Dada, dicevo, ha 400 dipendenti dislocati su 10 sedi. Quelli che eravamo all'inizio, pochi, addirittura gli amministratori di Dada all'inizio erano gli sviluppatori stessi dei prodotti. Quelle persone oggi sì, ci sono ancora, ma non sono rimaste tutte le persone che c'erano all'inizio. Abbiamo avuto un turnover che è naturale. Abbiamo poi acquisito persone delle società che sono state acquisite, quindi oggi Dada è un mix di persone dislocate su 10 uffici diversi in tutta Europa che parlano lingue diverse e chiaramente la cosa che qui voglio evidenziare è che è ovvio che abbiamo un problema, nel 2010 era evidente che avevamo un problema di code collective ownership, cioè di conoscenza distribuita del codice di tutti gli staff che sviluppavano. Non eravamo all'eccesso del questo non lo posso fare perché l'ha fatto Tizio, ma molto di questo c'era in azienda. E sulla produttività, questo è un po', diciamo, riassume un po' quello che è successo. In una startup c'è un backlog con un'idea, un programmatore, work in progress, una feature che viene deliverata con un flusso continuo molto veloce senza colli di bottiglia. Estremizzata in un meccanismo push in cui sempre più le deadline stringenti, sempre più il mercato ti chiede di rilasciare prodotti innovativi, sempre più devi essere in linea con i requirements. Cosa succede? Colonna verde, le deadline portano il rilascio di feature in cui tagli lo scope, tagli la qualità, rilasci feature che hanno magari sì le funzionalità per l'utente, però sotto il tappeto magari c'è una bella parte di debito tecnologico che si accumula. Questo cosa genera? Sul work in progress, un work in progress molto alto, da una parte il debito tecnologico, sempre più difficile scrivere su applicazioni complesse, dall'altra parte push, devi fare cose, dobbiamo fare più cose contemporaneamente e dobbiamo essere capaci di farle contemporaneamente perché noi siamo bravi, siamo quelli della startup che inventiamo business e quindi siamo sempre capaci di farle. E questo genera su chi sviluppa sicuramente collo di bottiglia, morale basso, processi, overhead.
E su chi richiede le cose? Tipicamente staff di marketing, di customer care, cioè quelli che poi richiedono queste innovazioni, richiedono i progetti, si accumulano i requirements. Ma io avevo chiesto questa cosa, ma l'ha chiesto un anno fa, no, ma non si può fare. E quindi questo spreco, frustrazione nelle persone che lavorano in azienda. Dada, e quindi la startup, nel 2010 è in un mercato ormai maturo, non è più una startup, ha una base di codice enorme da gestire, ha un sacco di persone ed è a un momento di svolta. Mercato in competizione, sviluppi di costo dello sviluppo non gestibile, il technical debt, team non collocati che non parlano la stessa lingua, piattaforme legacy, disfunzioni, spreco, morale basso, sono tutte cose che poi sono i naturali problemi delle aziende poi strutturate, grandi. Io personalmente di quel periodo ricordo che facevamo riunioni per creare processi per risolvere problemi. Poi leggendo c'è un libro molto bello di Mike Cohn che si chiama Succeeding with Agile, dove proprio dice che è un fenomeno naturale nelle aziende. Quando ci sono troppi problemi, in aziende dove regna il caos, cercare di risolvere i problemi creando dei processi invece di andare poi a risolvere realmente i problemi. Non è scontato, ma in quel momento Dada, inteso come il management e come comunque tutte le persone pensanti di Dada, hanno riconosciuto, non era scontato nel 2010, che lo sviluppo del software, il nostro mondo, la nostra industria era un mondo complesso, caotico, non lineare, dinamico, non prevedibile, molto difficile da prevedere. E il management di Dada ha avuto il coraggio è uno dei valori fondanti di Agile, di mettere in gioco la propria carriera, i propri credo professionali e provare a fare una transizione a Lean Agile. Oggi, con il senno di poi, questa transizione la vedo divisa in tre parti. In una prima fase che ho chiamato Agile BAT, dove le performance sono diminuite, dove abbiamo provato da noi a fare Agile. Una seconda fase che ho chiamato dei pilot e una terza fase che è quella in cui siamo oggi, che è la fase che abbiamo chiamato internamente in Dada la Next Wave. Andiamo a vederle una per una. Agile BAT. L'Agile BAT è Scrum. Sappiamo che esiste Scrum, il low hanging fruit, cioè la cosa facile da fare. Scrum ha una risposta a tutti i problemi. È semplice, è facile da capire, è facile da spiegare, è perfetto per lo sviluppo software, lo usano le più grandi aziende del mondo del software, lo usa Google, riduce la complessità, aumenta l'accountability, rende felici le persone. E quindi decidiamo di usare Scrum. Partiamo con tutte le nostre forze, fallimento totale. Oggi mi viene da sorridere guardando questi. Il fallimento comunque è stato qualcosa di molto positivo, perché se credi nei valori agile, credi nei valori del fallisco, imparo dall'errore e mi miglioro. E quindi li vedo comunque come positivi e li vedo come un'esperienza comunque bella. Però mi fa sorridere leggerli, che fanno anche un po' ridere. Perché abbiamo fallito? Questi sono solo alcuni dei motivi. Abbiamo fatto cambiamenti organizzativi all-in. Facciamo Scrum, quindi cambiamo l'organigramma e ora facciamo Scrum, quindi top down. Scrum Master. Te fai lo Scrum Master, ma non so niente di Agile. Leggiti allaboutagile.com, c'è un blog 10 pagine, ti fai 10 step, sono 10 prescrizioni. Le pratiche XP, ma noi le pratiche XP sì, le conosciamo, ma test first, non lo so, noi i test non li facciamo, non ci mettiamo nemmeno la colonna nella board dei test, così facciamo, anzi non facciamo nemmeno la board. Command and control, resistenze e detrattori sono le cose standard, ma le cose più belline sono queste. Abbiamo fatto degli Scrum Team con due Scrum Master. Chi conosce Scrum sa che questo è un po' una follia, perché avevamo chiaramente l'organigramma, due Scrum Master emanazioni dei due rami dell'organigramma, non ci si mette d'accordo, io ho due team leader, li mettiamo tutti e due Scrum Master. Non lo sapevano fare, però Scrum Master. Product owner non li avevamo, perché noi. Per questo Agile BAT, noi non avevamo bisogno dei product owner, noi abbiamo un pool di geni, di persone intelligenti che chiamiamo Technical Product Manager, che non hanno più backlog, ma hanno un unico backlog di tutta Dada che chiamavamo Everything Backlog. E questo pool di geni si trovava, c'era anch'io, ci trovavamo lì e facevamo e lo gestivamo tutti insieme, che comunque era una cosa positiva rispetto a quello che c'era prima, eh. Però l'adozione di Agile è fallita. Ci siamo resi conto che evidentemente avevamo bisogno d'aiuto. E così siamo entrati nella seconda fase, che è quella dei pilot. A Better Software dell'anno scorso conosciamo il mondo degli agilisti italiani e ingaggiamo Fabio Armani e Stefano Leli per aiutarci e iniziamo un percorso nuovo, un percorso basato più sull'aspetto culturale che sull'aspetto strategico. Quella frase mi piace molto, l'ho voluta mettere perché rappresenta un po' quello che è la seconda fase. La cultura mangia la strategia a colazione.
Forse l'errore più grosso della prima fase, del primo fallimento, è stato cercare di implementare una metodologia cercando di farlo strategicamente, con un'organizzazione, con delle mosse manageriali. E invece, se vuoi adottare Agile, devi cambiare la cultura. Il cambiamento è culturale. E se non cambi la cultura, tornerai sempre indietro. Il cambiamento strategico non ti farà mai andare avanti. E quindi scopriamo che Agile, oltre ad essere una serie di prescrizioni, è un cambiamento culturale che richiede learning, che richiede continuous improvement, continuous change, test and learn. Qui c'è una sessione, una delle tante sessioni formative che abbiamo fatto, di training interni a Dada, abbiamo una sala eventi che usiamo per questo. E lì c'è anche il percorso delle certificazioni, io e Massimo, il mio collega, siamo andati a conoscere Ken Schweber, ci siamo certificati, proprio per la voglia di imparare, la voglia di crescere professionalmente. Abbiamo fondato l'ETC, che è l'Enterprise Transition Community, che è un gruppo di appassionati di Agile che volevano che questa transizione andasse in porto in Dada, che ha elaborato i point of improvement, che sono tutte quelle cose che non funzionavano. Le abbiamo trasformate in un backlog, che è l'Enterprise Transition Backlog, che elencava fondamentalmente tutte le actionable items che dovevamo fare come ETC. E abbiamo deciso anche di metterle in concreto, di dare una forma fisica all'idea di Dada che volevamo dare. Questa è la product box dell'ETC. Abbiamo, sempre a proposito di Physical Information Radiator, creato e definito le nostre ambizioni, che sono non dare niente per scontato, sfidare i nostri credo, fare cambiamento iterativo incrementale e imparare dal passato. E oltre a questo abbiamo stampato e affisso anche i goal che ci prefiggevamo di raggiungere, che non era implementare Scrum, ma modificare la nostra cultura, coinvolgere tutti in momenti differenti, non tutti insieme, ma coinvolgere tutti. E abbiamo anche fissato le nostre sfide, gli ostacoli che si sarebbero frapposti sul nostro cammino, che sono l'innovazione tecnologica costante, sistema economico, momento economico ostile, competizione sempre più sfidante, la difficoltà di essere distribuiti geograficamente, il ripensare i ruoli e i career path professionali e non ultimo, anzi sì, ultimo, ma non ultimo, fare il budget, che è la cosa più importante. E poi lanciamo i due progetti, lanciamo i progetti, lanciamo i pilot veri e propri. Questa è una delle board dei pilot Kanban, dei team che esistevano già, abbiamo cominciato a farli utilizzare Kanban, a monitorare il flusso e a limitare il work in progress. Ma il grosso cambiamento è stato questo, fare dei pilot Scrum. Questo era uno dei due pilot, dei due pilot team, un team cross-funzionale con quattro developers, due UX designer, un tester, un front-end developer, qualcuno che è nella foto è anche qui in sala. Qui ci sono dentro anche i manager di Dada, quindi il grosso cambiamento è stato proprio manager che si sono rimessi completamente in discussione. C'è qualcuno che non ci credeva nemmeno qua dentro. Ma la cosa bella, il side effect di Scrum è stato che, indipendentemente da Scrum, questo fare i pilot ci ha obbligato a fare una cosa che è molto semplice, mettere delle persone che parlano la stessa lingua nella stessa stanza a lavorare solo su un progetto, che indipendentemente da Scrum è un grandissimo fattore di successo. Perché chiaramente no? Il mondo è normale, ha allocato 20% su 5 progetti e nel frattempo fai anche l'assistenza. Abbiamo quindi poi imparato sempre nuove pratiche di team building, nuovi modi di lavorare in team, abbiamo scoperto che i team sono unità sociali, abbiamo imparato metodi di comunicazione, abbiamo imparato a fare retrospettive, abbiamo imparato a trovare nuovi modi per razionalizzare le informazioni e abbiamo anche lavorato sulla qualità. Ci siamo dati delle definition of done, i team hanno delle definition of done, hanno introdotto le pratiche XP e quindi test first, pair programming, refactoring, continuous integration, clean code. E siamo arrivati poi anche alla fase delle performance. Ma più che le performance, l'accento qui è da porre sul fatto che Scrum ci ha dato la possibilità di portare degli stakeholder in una review e gli stakeholder hanno visto veramente la qualità consegnata al cliente. Si respirava, non ci sono bisogno di KPI, si vedeva chiaramente che le cose fatte erano di una qualità molto superiore a quelle fatte in precedenza. Ma l'altro effetto importante è che il morale di quei team, che prima era un morale bassissimo di gente frustrata che doveva piazzare la pezza e basta, un morale supero. Cioè uno dei team l'abbiamo soprannominato i Flanders per chi piacciono i Simpson, perché si amano, ci vogliono bene. Nel frattempo l'ETC dà vita alle Improvement Community, questo diagramma di Venn che un po' riepiloga un po' quello che stiamo facendo, che non si fermerà, Improvement Community di metodologia, con appassionati della metodologia, e Improvement Community di tecnologia. E poi arriviamo alla terza fase. Decidiamo quindi che l'esperimento ha funzionato, l'esperimento ci è piaciuto, diciamo c'è una buona massa critica in azienda di persone che sono convinti che questa sia la strada giusta.
iniziamo lo scaling di Agile, quindi proviamo a passare alla fase successiva e diamo un nome a questa fase che è The Next Wave, la nuova onda. Quattro nuovi team cross-funzionali entrano nella transizione, nuovi PO, nuovi Scrum Master, nuovi tester, nuovi percorsi professionali e l'ETC dichiara in Dada sette principi di radical management che ormai fanno parte del DNA di Dada e penso che chiunque in Dada si riconosca in questi valori. Se non ci si riconosce, sa che deve per forza riconoscersi. In Dada viviamo per il customer delight. In Dada supportiamo team self-organizzati. Crediamo che la self-organization sia qualcosa che produce valore. In Dada lavoriamo per iterazioni guidate dall'utente, customer driven iteration. In Dada consegniamo valore alla fine di ogni iterazione. Siamo aperti e trasparenti sugli impedimenti e sulle issue e comunichiamo interattivamente e creiamo un contesto per il continuous self-improvement. Questi poi sono principi che ritrovate anche in un libro molto bello che è Radical Management di Deming, che vi consiglio di leggere. Quali sono le prossime sfide che ci prepariamo ad affrontare? Sappiamo che ci sono, andiamo a un livello di complessità più alto, adesso non abbiamo più dei pilot, abbiamo da trasformare l'organizzazione, dobbiamo fare lo scaling di Agile a tutta l'organizzazione di Product Development. Dobbiamo fare le split and seed, dobbiamo creare sette o più team cross funzionali, dobbiamo allineare il marketing a questo nuovo modo di lavorare, dobbiamo preparare le nuove carriere di Scrum Master, Product Owner, Tester e definire percorsi professionali di carriera, nuove metriche per fare valutazione e rewarding delle persone e fare la startup della transizione in tutte le country non italiane. Ma soprattutto la grossa sfida sarà continuare a cambiare e continuare a migliorarci, che è alla fine poi il fattore essenziale di tutto. Il futuro di Dada, aiutateci a costruirlo. Io sono qui anche oggi perché Dada cerca persone di valore, persone di qualità che vogliono aiutarci a costruirci un better software, visto che siamo a Better Software. Se volete aiutarci, noi siamo anche sponsor, abbiamo qui un banco, quindi lasciate il vostro curriculum. Grazie. Grazie. Se volete fare domande, se abbiamo qualche minuto, se volete. Diciamo, sarebbe già cominciato il coffee break, ma se non avete fame e volete fare domande, volentieri, se no loro sono al banchino qui Sì, fuori. siamo qua fuori. Io C'è qualche domanda? ho una domanda tecnicissima. No, tecnicissima. Velocissima. No. Come? Usate Jira? Usiamo Jira. Come fate a gestire le issue per programmi? Bella domanda, abbiamo creato un campo che si chiama Mate, però è un casino. Davvero? Ok, avete lo stesso nostro problema. Altre domande? Ci sta infatti richiesta proprio sulla Glass di andare a gestire questo, come altre cose che hanno fatto. Andiamo in Australia a picchiarli. Self-organizer. Vai. Grazie. È chiaro che una transizione agile è evidente che parte sempre dal management ormai. È difficile che parta dal basso, almeno per mia esperienza. Volevo chiedere, si aspettava il management una transizione verso il basso o comunque una difficoltà all'applicazione dell'agile? E come si è gestita la compatibilità con il day by day? Comunque il prodotto deve uscire. Allora, è vero che è difficile che una transizione abbia luogo se non coinvolge il management. In Dada è stato un po' l'effetto opposto. Il management è stato il primo a essere convinto di dover fare una transizione. A Better Software dell'anno scorso io avevo proprio la sensazione di dire: ma io torno in azienda, sono un manager, vorrei utilizzare Agile e devo convincere le persone. Mentre qui a Better Software ci sono proprio chi sviluppa, chi fa le cose, torna in azienda ed è frustrato perché non gli fanno fare Agile. Quindi è vero che non si fa una transizione se non convinci il management, però è vero che il management da solo non basta, quindi ci vuole un cambiamento culturale. Come l'abbiamo fatto? Cioè, mi viene in mente uno dei primi workshop che abbiamo fatto, no? Dovete fare un lavoro e una delle persone si alzò e disse: no, te dimmi, lo devo fare, io lo faccio. No, ma la self-organization, no, ma dimmi che devo fare, io lo faccio. Non è semplice, non è semplice. Sei in PL, no? Project lead, invece ci sono in PLL, in una Effettivamente non è semplice, coinvolgere le persone non è semplice. Beh, abbiamo fatto un lavoro enorme, diciamo che da appena sono entrato io, che sono esperto di transizione,
fatto. Io mi ricordo ancora la sua prima telefonata, l'incontro qui è stato piacevolissimo. Poi ha detto, ok, spiegami un po' quello che fate, e lui mi ha raccontato quello che era su quella slide. Ma noi abbiamo due scambasse, ho detto, cosa? Sì, poi abbiamo il DMP al posto del mio, cosa? E abbiamo detto di partire tutti insieme, ho detto, ok, aspetta che arrivo a Firenze. Siamo arrivati, abbiamo ricominciato da capo e abbiamo lavorato tantissimo sulla cultura, quindi partendo da tutti i team, poi io e Stefano, Stefano è l'altro, poi ci abbiamo lavorato con me lì, proprio con i team abbiamo cominciato a creare una base comune, lavorando da una parte come se fosse un essere vivente sugli organi, il cuore, quindi i team, dall'altra invece su quelli che sono il sistema linfatico, venoso, arterioso, cioè le community, quindi creando cultura, cultura, cultura. All'inizio abbiamo creato una delle prime improvement community, è stata proprio quella di communication, comunicare e far fluire le comunicazioni da sopra a sotto in tutti i modi, avendo delle belle board oltre che i mezzi elettronici, raccogliendo idee e facendo molti workshop. Quindi abbiamo cominciato a creare workshop per diffondere la cultura. Una delle cose che mi piace moltissimo, che è nata, che si è tentata, esistono delle board di tipo board creative, delle concept board, dove tutta la gente può pubblicare idee, man mano questa evolve, ogni mese viene fotografata e la vedi evolvere come una mind map del pensiero collettivo. Quindi tanto, tanto sulla cultura. Poi, come diceva lui, chiaramente, come diceva Marco, anche a livello strategico, io faccio parte anch'io dell'ETC, quindi l'ETC è formato da tutti i director e adesso la cosa bella è che si è trasformato e si è allargato e ha coinvolto la gente operativa sotto, i vari Scrum Master, il Massimo e altre persone che erano operativi, che prima erano protettore, Marco, insomma, e tanti altri che erano dentro la realtà con loro team, che adesso sono quelli proprio appassionati, come diceva Marco, della transizione. L'altro meccanismo è non fate only one ma pilot, quindi rispondere alla tua parte con il pilot, day by day continua, i pilot cominciano a trasformare una piccola realtà, dopo un po' si scopre il caso, ma facendo i pilot le cose funzionano 10 volte meglio che altrove, piano piano non però ti risponde, day by day è un casino, nel senso, devi gestirlo, nel senso rimane il day by day, lo devi portare avanti, devi fare in modo di farlo quadrare con una nuova organizzazione. È un momento drammatico in cui loro avevano inventato questa cosa, io purtroppo sono stato male per 2 mesi e loro avevano inventato il concetto dei defender, cioè di chi difendeva il day by day, e questi poveri defender dargli con gli scudi, le cose, Stefano da solo, loro da soli, è stata dura. Poi piano piano abbiamo detto che okay, rinormalizziamo le cose e adesso sono nati 4 team nuovi.